Lei è tra i pochi modelli veramente anticonformisti in circolazione sulle nostre strade. Oggi, dopo il successo di una prima generazione che ha conquistato persino gli automobilisti d'oltreoceano, la Kia Soul è tornata a continuare a stupire. Cosa abbiamo fatto? L'abbiamo affidata a voi, cari tester, per un giorno che con la vostra consueta professionalità l'avete analizzata fin nei minimi dettagli. Questo è il responso del vincitore di questo mese. Cari amici di Safe Drive, ben ritrovati. Oggi ci ritroviamo a Valvasone, un paesino in provincia di Pordenone, in Friuli Venezia Giulia, inserito di diritto nella lista dei borghi più belli d'Italia. E alle nostre spalle è proprio il castello di Valvasone, le cui prime informazioni risalgono addirittura al 1206. Siamo qui quest'oggi con la nuova Kia Soul, ma soprattutto con Valerio Piccin. Ciao Valerio, benvenuto. Ciao, buongiorno, grazie. Valerio è il vincitore dell'iniziativa Tester per un giorno di questo mese e quest'oggi vestirà i panni di giornalista per un giorno alla guida di questa Kia Soul spinta da un motore 1.6 CRDI da 128 cavalli e cambio manuale a 6 marce. Ma prima di salire a bordo, Valerio, quali sono le tue aspettative per questa giornata? Beh, sicuramente quella di calarmi nei panni del giornalista, non ho mai fatto questa esperienza e quindi sono curioso di vedere come me la caverò. E poi di provare un'autovettura nuova appena uscita sul mercato che non conosco e poter raccontare le emozioni di questa prova a tutti voi. Perfetto, ma come di consueto, prima di partire, Valerio, andiamo a conoscere qualcosa di più su di te nella prossima clip. Ciao a tutte e a tutti, mi chiamo Valerio, ho 37 anni e vengo da Udine. E sono felice di essere qua anche perché potrò coniugare una delle mie più grandi passioni, che è vivere l'automobile, facendo, come dicevo prima, una nuova esperienza. E il fatto di essere qua a provare quest'auto mi fa piacere anche perché coniuga molto la mia esperienza, che è quella di 14 anni venditore di auto, e ho iniziato proprio vendendo un'autovettura di un marchio coreano. Volevo anche ringraziare la redazione Safe Drive perché mi ha dato questa opportunità. Navigavo su internet e ho scoperto il loro sito, il loro portale. Mi sono così buttato, gettato, ho fatto questa prova, mai avrei immaginato di avere questa fortuna, e invece mi hanno selezionato e quindi niente, viviamo questa nuova avventura insieme. Allora Valerio, conoscerci ci siamo conosciuti, a microfoni spenti, ma hai anche confidato che non vedi l'ora di metterti al volante, quindi direi di non perdere altro tempo. Io ti consegno le chiavi. Grazie. Questa è la tua Kia Soul. Partiamo. Ottimo, grazie. Come vediamo, l'auto è completamente nuova rispetto alla prima generazione, ha un muso molto molto accattivante. Questa seconda generazione della Kia non ha perso i suoi tratti distintivi, che sono l'unicità. Infatti è un'auto che si riconosce subito per strada, sia per la colorazione ma sia anche per questa altezza che la caratterizza. È un crossover, quindi una via di mezzo tra un monovolume e un SUV, ed è molto giovanile, molto moderno, veramente accattivante, mi piace veramente tanto. Quello che innanzitutto salta subito all'occhio è il passo allungato rispetto alla serie precedente, quindi questo offre una maggiore dimensione interna. Un'altra cosa molto bella di quest'auto è il bicolore, che risalta sempre, e questa linea di cintura alta, con dei vetri piccoli, a me personalmente piacciono perché danno un senso di privacy, un senso di intimità e di un tutt'uno con l'autovettura. Le misure di quest'auto sono aumentate di poco rispetto alla serie precedente. Abbiamo un'auto lunga 4,14 m, quindi ideale ancora per muoversi in città, alta 1,60 m e larga ben 1,80 m, quindi l'abitabilità interna è eccezionale. Siamo qui a scoprire adesso il lato posteriore dell'autovettura, che è completamente rinnovato rispetto alla serie precedente. Una cosa che i tecnici Kia hanno fatto è quella di aumentare il lunotto posteriore, quindi dare una maggiore visibilità, e questa viene aumentata anche grazie alla telecamera che è presente, che è di serie, e poi troviamo anche i sensori di parcheggio posteriori, che sono, diciamo, parte integrante di un pacchetto che si chiama Feel Your Soul, che è presente in questa autovettura. Un'altra cosa che è stata aumentata nella nuova versione di Kia Soul è il bagagliaio. Abbiamo adesso 354 litri, quindi un bagagliaio molto più grande, lo andiamo a scoprire insieme. Eccolo qua, si nota un'apertura molto molto ampia, squadrata, e un bagagliaio veramente molto profondo. Eccoci qua in compagnia del motore, della parte diciamo più caratteristica di questa autovettura, un 1.6 turbo diesel, 16 valvole, a iniezione diretta. C'è anche un altro motore disponibile per il momento, con 1.6 benzina. Le potenze sono simili, questo motore vanta 128 cavalli, mentre il benzina ne ha 132. Il motore è veramente molto silenzioso,
e dall'interno non si sente alcuna vibrazione e quindi è piacevole da guidare e da usare su strada. Eccoci alla guida della vettura, finalmente. Allora, la prima cosa che mi ha colpito è la posizione guida. Il volante si regola assialmente e in altezza, così ovviamente come il sedile c'è una ampia escursione. Il diametro del volante non è grande, quindi si riesce veramente a sentirsi la macchina cucita addosso ed è una bella sensazione, dico la verità. La seduta è alta, si domina bene la strada, si vede molto bene anche di tre quarti anteriori, in genere i montanti danno fastidio, in questo caso qua no, non sono troppo grossi. Un'altra cosa molto bella è lo sterzo. Perché dico questo? Perché oltre alla dimensione, come accennavo, è la possibilità anche questo di settarlo su tre parametri. Il cambio è a 6 rapporti, come accennavamo, non è contrastato, è fluido, si cambiano veramente molto bene le marce, adesso siamo a una velocità codice, si sta in sesta, non c'è rumore, non ci sono vibrazioni, è un piacere passeggiare con quest'auto. Un'altra cosa molto bella, in questo caso in opzione, ma fa parte di quest'auto che abbiamo oggi in prova, è il display centrale, che è molto grande, è touchscreen, è luminoso, non dà fastidio anche una giornata piena di sole, è molto ben contrastato, si vede molto, molto bene. Display fa parte di un pacchetto Feel Your Soul che accennavo prima, quindi abbiamo questo bellissimo display nel pacchetto, avremo anche i sensori di parcheggio posteriori, una chicca, una cosa molto divertente, gli altoparlanti delle portiere che si illuminano e questo pacchetto comprenderà anche il clima automatico e incide per 2.500 euro. Ora sarebbe anche da chiedersi quanto costa tutto questo ben di Dio. Beh, l'autovettura nel 1.6 turbo diesel viene 21.000 euro, secondo me è un prezzo giusto, tenendo anche presente che ci sono 7 anni di garanzia. Che dire, è un'auto che francamente è bello starci dentro, ecco, questa è la mia impressione. Ci troviamo di nuovo a Valvasone, in provincia di Pordenone, siamo in Piazza Castello, a fianco a noi uno splendido esempio di pozzo di stampo circolare risalente all'epoca medioevale. Ci troviamo poi naturalmente con la Kia Soul e con Valerio Piccin, che oggi è stato nostro ospite e nonché giornalista per un giorno. Ma Valerio, che giornata è stata? Tiriamo un po' le somme. Beh, diciamo una giornata sicuramente divertente, sono stato in splendida vostra compagnia. Mi sono divertito, emozionato, ho scoperto un'auto nuova, ho scoperto un luogo veramente incantevole, diciamo è stata una giornata bella. Perfetto Valerio, ma non dimentichiamo che il tuo praticantato da giornalista per un giorno non finisce qui. Hai fatto la pratica, ora dovrai fare la teoria, nel senso che dovrai scrivere 3 articoli giornalistici che saranno pubblicati sulle pagine del quotidiano Il Giornale, su quelle del magazine mensile Automobilismo e sul portale pitstopadvisor.com. Quindi in bocca al lupo anche per questa tua seconda tranche di lavoro. Grazie. Cos'altro dire da Valvasone? Per oggi è davvero tutto. Vi salutiamo e alla prossima. Ciao! Ciao, grazie a tutti!